Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Daniel Street, siamo su King's Orders. Come avete letto dal titolo, quindi nuovo videogioco della serie, esploriamolo. Qua abbassiamo ancora il master del volume che tanto non serve. È veramente la prima volta che sono entrato nel gioco. Quindi, King's Orders perché? Perché saremo un re che deve dare gli ordini. Ok, che deve dare proprio inviare i recapiti, no? delle lettere, eccetera, e gli ordini in questo modo ai propri generali, ai propri diplomatici, eccetera. Quindi, allora, io veramente, prima volta. Allora, abbiamo conquista normanna dell'Italia dell'Italia meridionale. Ok, con Puglia, Calabria, Salerno, Canossa, Capua. Questo ti fa vedere descrizioni delle nazioni, obiettivi, diplomazia, territorio, non so, un tubo. Poi c'è la mappa della Reconquista e abbiamo anche questo. Scusate, ma la musica inizio a non sopportarla più. Non so voi, quindi Reconquista in Spagna è chiaramente un gioco in inglese, poi si può leggere, ma andiamo subito nel gameplay. Grand Campaign Belin, va dal 1135 al 1200, quindi ok, ho capito. Possiamo andare subito su questa, anche se questa include il tutorial, quindi noi facciamo per forza questa qui. Allora, Nation Difficulty Hard, possiamo prendere una di queste e possiamo scegliere qualsiasi. Facciamo allora una a 3. Ok, le altre no. Quindi una easy, una normal, una hard. Facciamo una normal, Salerno. Va bene, tutorial, normanni. E andiamo in play, vediamo. Vediamo che cosa offre di bello questo nuovo videogioco. Greetings, my liege. Though I am but your humble advisor, I dare to request that you allow me to acquaint you with the fundamentals of governing your realm. Va bene, i fondamenti. As a ruler, one of your key responsibilities is issuing orders to your subjects by sending them directives by letters. Certo, bisogna mandare le direttive. I suggest exploring this avenue by giving commands to your general. Ok, bisogna dare i comandi al generale. Ecco, perfetto. Cosa devo fare? Send an order to the general. Tanto qua possiamo mettere in pausa. Eccolo qua. Questo è per... Quindi noi possiamo anche cliccare. Abbiamo il generale. Questo sono le spie. Questa è una città. Minchia, sono uguali, sembrano. Questo è un mulino, sono due città. Allora, zoom. Zoom out, zoom in. Ecco, bello, perché siamo su una mappetta così. Chiaramente dell'Italia. Gli obiettivi sono tutti questi. Bisogna mandare un generale. Cioè, sì, un generale, un ordine al generale Atto di Amalfi. Quindi bisogna cliccare qua per creare gli ordini. Questo sarà tipo la diplomazia, questo non lo so. In più è il 4 settembre 1042. Qua ci sono i vari tip lì, no, per il tempo. Salerno, 2000 credo di denaro, boh. Questo non lo so, questo non lo so. E questo? Lo vediamo. Allora, andiamo a fare un order. Click on the general plan as target of the letter. Possible targets. Sì. Ecco, bisogna sceglierlo. Perfetto, ottimo. Select the report status order. Quindi, praticamente, è un generale e noi adesso scriviamo che cosa vogliamo. Vogliamo un rapportino. Altrimenti potremmo... recurring... Che minchia significa più recurring? Vabbè, move to, quindi trasferirsi. Change. Ok. Una sorta di. La pace? No, non è la pace, minchia. Peace.
Sì. Attack. Ok, assedio, conquistare. Act at will. Mandare unità. Dismettere, vabbè, basta, mandarlo in pensione. Oppure prenderlo come steward, come maresciallo, perché... no, come consigliere, to. Oppure togliere unità. Vabbè, report status, quindi... Ah, provide un pressing influence and the time state and more of the first under your leadership. Ok, quindi, praticamente vogliamo avere da lui qualcosa sullo stato delle sue truppe. 1999, de che? Wait for the report. Andiamo avanti. Oddio, che bello. As you can see, your orders were delivered by the royal messenger who had embarked on a perilous journey from the capital to your general. The road is full of dangers, with no guarantee of safe passage. Giusto, c'è anche questa cosa qua. Noi inviamo l'ordine, l'ordine potrebbe anche non arrivare, come lui può non riuscire a rispondere. È chiaro, perché tutto si basa su quello. Ecco, questa però è la risposta. The messenger successfully reached his destination and has just returned with a report from the general. Allora, stato 754 peasant, poi 226, 377 arcieri, 323 light cavalry, 94 villani under my command. Upkeep of my soldier generates cost of 5. Ok, questo è il mantenimento. 5 gold, 65 silver, 15 bronze per ma. Ah, eccoli qua. Ok, questo è l'oro, questo è l'argento. Tanto, scusate, oro, argento e bronzo. We're country located northeast of the Policastro. Va bene. Now we are not moving anywhere. Va bene, non facciamo niente. The base of our merge is steady. No, infatti non è The Peace, non c'entra un cazzo The Peace. We're rested, vabbè. Roba di marcia, quindi. Currently weather information is sunny, quindi è proprio tutto un... Assolutamente tutto un report potente. And now I present my gradation in a few words. I will not describe myself as a fine leader, ok. Poor lever come oratorio, come abilità oratoria. Gold is not important to me. Sì, va bene. Ok, fedeltà. At this point, let's apply favor rigor. Assolutamente. No, bisogna applicare rigore. Non è una persona percettiva. For my service, I serve 16 gold and 80 silver a month. Che bravo. Non sono richiesto di mandarti qualcosa di regolare. Now we'll briefly describe what is my... Ok, field of view. Allora, che cosa sta vedendo da lì? Lui può vedere il generale normanno Guglielmo d'Altavilla. Chi è? Dov'è? Guglielmo d'Altavilla? Ah, è lui, lo vede da qua. Che comanda tutti questi. Il southwest of me. Esatto. Tanto noi possiamo anche inclinare... Cioè, ruotare la mappa? No. Moreover, you can see several foreign cities. The normal city of Melfi. No, è sempre qua. Trani. Melfi, eccole qua. It's not defended. No troops in the normal city of Troia. Qui c'è anche Troia. E neanche a Matera. Neanche a Matera, che è una città Roman city. Poi andiamo avanti. General, ok, questa è la firma. E questo? Però, ecco, ci potrebbero scrivere anche sull'icona che cos'è questo, perché altrimenti io cosa ne so. Si è bloccato. L'informazione about the commander has been promptly amended. This is particularly important because the knowledge you have access to might be outdated, thus requiring regular updating. Ah, ok, regular updating. Quindi, atto di Amalfi. Ah, tutte queste cose qua riassunte, praticamente. Allora, upon selecting... Eccolo qua, infatti, cosa vuol dire. All correspondence sent by or regarding the chosen tone will be presented. Va bene. Non ho capito benissimo, però... 15 km day, ottimo. Andiamo avanti. Si blocca un pochettino. This time I have taken the liberty to show you the report immediately.
Should you wish to read any of your letters at your convenience, there is a correspondence repository which enables you to do so. Click on the correspondence. Ok, questo. You can engage in various actions with your letters, such as searching through them at your discretion, setting diverse options regarding their visibility, or sorting them for order. Certo. Ora ce l'abbiamo chiaramente soltanto una. E... ok, è da riassunta. Va bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti veloci. Ecco, cosa abbiamo qua sopra? Bankruptcy must be averted at all costs, for it will lead to rebellions and downfall of your realm. Quindi non assolutamente. Taxes are collected in the capitals of regions every month. The main expenses incurred by the state are related to maintaining generals and spies, as well as costs of construction and recruitment. Ecco, bisogna quindi costruire, reclutare, poi generali e spie. Questo è. Andiamo avanti, quindi andiamo alle regioni. Sono 10 capitoli. These administrative entities, shaped from clusters of cities, collectively form the fabric of your realm. Ok, questo vabbè, ti sta presentando le città. Ok, sono fabbriche del reame. Questa è la città. Resides within its capital. These centers of power della capitale, a parte che abbiamo una sola regione. Of your lands, for it is within them that your orders are carried out. Va bene. Quindi questa è la regione Basilicata, Country, Salerno. Questo è interessante perché abbiamo la regione tutta insieme e poi abbiamo abbiamo il country, cioè country no, country il paese, Salerno e la regione Basilicata, più la città, quindi questa città di Salerno, città di Potenza, tutto questo luogo qua, con il confine qui che scorre vicino al generale, questo invece è della città di Policastro e questo invece rimane Salerno. Va bene, allora adesso click on the regional capital Pawn, Pawn ho capito, è la pedina, ecco. E di che arrivo a tradurre. Click on the first tab of the region. Ottimo. All the general information concerning the region is compiled here. Quindi c'è tutto qua che non si può spostare. It is vital to note that troops can only be stationed directly within regional capitals. Ok. Le truppe possono stare solo all'interno delle capitali di regione. Abbiamo 500.000 di popolazione. Poi abbiamo manpower 5.000. Happiness siamo 80 su 100, sunny weather, plains, mountains, rivers, c'è un po' di tutto, ti dice, stato di fortificazione, non è fortificata, 30 giorni per prepararlo, quando è fortificato la difesa più 100%, meno 25% di income, quindi di denaro, credo, va bene. Questi sono... ok, questo è tutto l'esercito. Quelli che non abbiamo sono gli avi e la fanteria pesante. Trade good, pottery. Pottery, che caspita è pottery, vabbè. Demography, quindi, click on e andiamo avanti. Abbiamo le tasse. Queste le finanze. Aia, meno 9,5 per month. La felicità invece aumenta, 481 di manpower e la popolazione continua ad aumentare. Ok, scusate ma ci sono dei piccoli lag ogni tanto. Andiamo avanti. Information regarding the region's buildings, their current state, ecco, questa è la seconda. Ongoing work carried out on them has been gathered here. Va bene, ok, quindi questo è Salerno. Questa Potenza e questo Policastro. Questi sono i buildings. Abbiamo un marketplace. E abbiamo un bow, quindi degli arcieri. E possiamo creare qualcosa, penso? No, anche perché ci servono 2450 di oro. Però questa qua quindi è la parte molto semplice. Questa è più una panoramica. Questa è... Information regarding the region's buildings, their current state. And the ongoing work carried out on them has been gathered here. Andiamo avanti. E poi abbiamo l'ultima parte. Is reserved for the region's steward due to the current absence of the regional administrator. Quindi è più il consiglio amministrativo.
We will temporarily set aside this topic and return to it later. Vabbè, ok, non lo guardiamo, buono. Allora adesso andiamo avanti, siamo qua. The region under our scrutiny is currently facing quite a challenging situation. Therefore, it would be wise to undertake appropriate actions aimed at improving its condition. Nel senso che sta scendendo qua, vediamo una meno 9.5 perché abbiamo il livello di tasse che è troppo... Lo vorremmo cambiare? Immagino. Allora, improve, quindi click on the right letterbox. Attenzione. Chiaramente King's Order, quindi bisogna per forza fare qualcosa. Si può andare quindi sulle spie, sui generali, sui capitali di regioni e other states. Tac. To the steward. Ma steward allora è il sindaco. Non lo so, adesso non riesco a capire. Select the region tab. Ah, ecco, che cosa gli possiamo dire? Possiamo dire qualcosa che riguarda la regione. E che cosa? Di ridurre le tasse. Ah, ecco, non lo possiamo fare noi. Accidenti. E andiamo sul very low taxes. Poi, repair, le miniere. Quindi questo è importante. Poi c'è build. Bisogna fare qualcosa di militare o di economico. Facciamo economico, facciamo le mine. Mica, bisogna fare tutta sta trafila per dirglielo. Facciamo un upgrade, un build, quindi un repair. Ok. Allora, quindi le cose che possiamo fare è sempre uno stato. Set taxes. Prendere più tasse. Costruire, reclutare, mandare unità. Dismetterle, fortificare e rompere un assedio. E questo dovrebbe tornare indietro. Click on the send button. Ottimo. A splendid achievement. Maintaining a high level of contentment within the region is paramount, as a significant decline in satisfaction could lead to rebellion against your rule. Sì, quindi ok, da quello che ho capito non si può agire qua direttamente. Bisogna sempre passare dagli ordini. Quindi questa è solo una panoramica e basta. In base a questo dici, ah vabbè, voglio le tasse più basse e devo fare sempre un ordine. Allora andiamo avanti. Ora andiamo sul military. Let us delve into the matter of the military. Ok. It would be most prudent to explore this subject by focusing our attention on the forces under the command le forze che abbiamo, generals. Cioè, questo, lui. Quindi, clicchiamo. Quindi, torniamo qua. All information about the general and his troops can be found here. Starting from the numerous attributes of the commander and ending, the martial strength of your country rests upon the shoulders of your steadfast soldiers. Certo. Your troops assume the roles of various units, each with distinctive combat traits and recruitment requirements. Va bene. It is evident that the troops of your general are relatively few. Therefore, a wise approach would involve bolstering their numbers, ensuring their preparedness for potential military actions. Sono 754 che sono quelli un po' le leve in Crusader Kings 3. Ecco, e sono molte di più rispetto ad altri. Ad esempio la cavalleria pesante, che sono 194 cavalieri. Quindi, sta dicendo build the militia post. Allora, di nuovo. Questo cos'è? Attenzione. Questa è la risposta, penso. Very low tax and the people will surely be happy with the decision, ok? E poi ci sta dicendo che il 7 ottobre, the wars should last until 9 ottobre e costa ben 165 di gold. Va bene, lo fanno. Ok, adesso bisogna fare invece questo. Andiamo su la city. Andiamo sulla region. A costruire. Che cosa? Ora una roba militare. Possiamo creare le mura. Il moat. Non so cos'è. Il mifi. No, non lo so. Un barracks, ok. Le caserme. Stables. Boh. Armature. Milizia post invece. Credo per costruire, quindi
per reclutare praticamente. Clicca on the send button, anche in questo caso meno 220, abbiamo già una risposta. Nel frattempo questo, eccolo qua, sta dicendo 220 che sono già stati tolti. Ah ok, inizia dopo tutti gli altri lavori e quindi fino al 24 ottobre. Allora, se facciamo così, torniamo qua e qua ti sta dicendo che le miniere sono state rinnovate. Perfetto. No, questo è un errore. Cioè, fino al 23 ottobre costa così tanto, ma cosa sta dicendo? Discussion with the region in front of the center, we have a positive development. We have finished the construction of the Milizia Post. Come abbiamo finito? Boh, non mi torna. Click on the right. Allora, ecco, recruit soldiers, perché... Ah, perché forse con il tutorial hanno finito prima. Click on the regional. Sì, giusto. Region. E poi abbiamo sempre recruit. Peasant, sperma, tutti questi qui. Allora, facciamo un po' di peasant. Select 100. Ah, interessante. Quindi 100 più 5k più un k. Submit. Boh, perché c'era già scritto. Allora. Vabbè. Boh. Non so, 5 ancora. E adesso bisogna anche dirgli... Qui, vabbè, sta dicendo che è stato fatto. Sono ai nostri ordini, attendono. Quindi, adesso andiamo qua. Facciamo di nuovo così. Click on, region. Bisogna farla sta roba. A fall. Io potrei fare questo e potrei fare submit. Select 100, sono 100. Submit, dove? Allora bisogna cliccare qui. Arriveranno a supportare. Interessante. Wait for the soldiers to reach the general. Ah, se abbiamo lo steward che è Argyros Ayolfo. Arrivano? Attenzione. This indeed is what one calls an army. Tanta roba. We shall undoubtedly find ourselves better equipped to deal with our Vabbè. Now we shall discuss. What is this? Allora, io farei così. Ci possiamo fermare qua e nel prossimo episodio partiamo subito da defense e andiamo avanti con la difesa e tutto il resto del tutorial. Così facciamo due video di questo, esploriamolo, di questo nuovo semplice videogioco Grand Strategy. Dai, perché è semplice, assolutamente, però può essere figo sta cosa qua di mandare gli ordini. Certo, dover ripetere tutte le volte manda l'ordine di qua, manda l'ordine di là, è chiaro che una volta era effettivamente così. Però, boh, qualcosa si può fare. Sicuramente completiamo il tutorial, ecco. E niente, noi allora ci ribecchiamo alla prossima. Vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale. E quindi, dai, ciao!